E bentornati in un altro video. In questi giorni ho fatto un pochino di shopping tra i negozi dei cinesini e comunque i negozi piccolini che vendono accessori e tanti prodotti di bellezza, insomma. E volevo farveli vedere. Allora, per quanto riguarda i cinesini, ho preso, poi ci sta, ok, due bretelline trasparenti per il reggiseno con i ganci in ferro, però le ho presi per metterli dietro, per risistemare la fascia dietro alla schiena del reggiseno. Come è sottile, va bene anche per quel punto là. Le ho pagate 1 euro l'una, l'altra l'ho già applicata sul reggiseno, questa qui di riserva. Insomma, comunque è comoda che si stringe, anche il regolatore è in ferro in modo tale che non si rompe durante il momento che stringi la bretella. Poi, oh, ah no, sta qua dentro, ah, no, sì, perché escono due bretelle in ogni pacco, quindi perciò sta qui la confezione. Ho preso al prezzo di 4 euro questo beauty case con due beauty case all'interno più piccoli a mo' di matrioska. Perché le ho presi? Perché comunque il beauty case da borsetta dove porto dentifricio, spazzolino, si è ormai logorato e avevo bisogno di un case nuovo, di un borsello nuovo, e approfittando comunque del prezzo che era abbastanza economico, l'ho preso. C'erano anche altri borsellini, senza, tra virgolette, effetto matriosca, che costavano quasi di più, quindi mi è convenuto prendere questo. Ho preso tre pochette al prezzo di una, si può dire un altro po'. Questa poi era per quanto riguarda i cinesi, anzi no, dai cinesi ho preso anche due pinzette per sopracciglia di due tipi. Questa qui con la punta più lunga, ma non serve una mazza, pagata 1 euro. Questa qua con la punta così e questa con la punta inclinata 1,20 euro. È migliore, sinceramente. Infatti c'ero questa qui da 1,20 euro. Poi, sempre dai cinesini ho preso anche delle bottigliette per il bagno schiuma, le creme in travel size, e 5 bottigliette mi sono costate 2,50 euro, una delle quali ha anche l'erogatore, ce l'ho di là, quindi mi scoccio di andarle a prendere, però sono molto carine. E una di queste ha anche la bottiglietta con la pompetta erogatore. C'era anche il pezzo singolo, ma mi sarebbe costato 2 euro soltanto la bottiglina erogatore, quindi tanto vale. Ho preso il set che ha anche un beauty case intorno, quindi non fa mai male. Sono contenute in un grande beauty case, quindi non fa mai male, e ho risparmiato in questo modo. Poi in un altro negozietto ho preso un mini deodorante, e ho preso questo qua di Nivea Men Black and White. A me non mi interessa se è una profumazione maschile, a me interessa l'efficacia del deodorante. Quindi, poi in un altro negozio ancora ho preso la lacca per mio marito, questa qui che lui compra sempre al prezzo di 4,50 euro. Lui usa questa qua perché gli era consigliata il barbiere, chi mi segue da tempo lo sa. E poi ho preso al prezzo di 10 euro questo portasolari termico, perché mantiene i solari a temperatura costante. Sì, basta metterlo un pochino in frigorifero e li mantiene freschi. E infatti sono, se voi li riconoscete, sono fatti diversamente all'interno, hanno questo involucro termico all'interno, questa imbottitura termica. Prezzo 10 euro. L'ho comprato perché il mio di Carchisa è rotto, praticamente la cerniera è diventata proprio, se n'è caduta, sta
senso che si è arrugginita a causa comunque di calzettine, cloro, è pure normale. Mi è durata 3 estati, quindi va pure più che bene. Quella lì la pagai in offerta, però, perché erano era la fine dei saldi estivi, 8 euro, quindi comunque a prezzo pieno non è che costa poco. Ok, è tutto, spero che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia. Non dimenticate di mettere like al video, commentare, iscrivervi al mio canale, attivare la campanella per le notifiche in modo da non perdere nessun altro video, aggiungermi sui social Instagram, Facebook e Google+, link sono qui sotto. Che dire, vi mando un bacione, ci vediamo al prossimo video, ciao!